Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Al termine di una complessa indagine avviata alla fine del 2020 e coordinata dai magistrati della locale Procura della Repubblica, dottor Francesco Caleca, procuratore aggiunto, e dottoressa Elena Caruso, sostituto procuratore, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno sottoposto a sequestro preventivo, su provvedimento del GIP del Tribunale dottor Sandro Pecorella, disponibilità per un valore di 6,5 milioni di euro riconducibili a un noto imprenditore modenese, patron della squadra di calcio di Serie A Hellas Verona Football Club S.P.A. indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio, all'esito di approfonditi riscontri che hanno consentito di ricostruire minuziosamente flussi finanziari e operazioni societarie e stratificatesi nel tempo. È emerso che la partecipazione detenuta dalle due società nella Hellas Verona era stata oggetto, negli anni, di vorticose operazioni di cessione infragruppo e rivalutazioni, anche grazie al coinvolgimento di società estere che ne avevano strumentalmente e ingiustificatamente incrementato il valore. È stata inoltre individuata una sofisticata operazione di autoriciclaggio per ben 6,5 milioni di euro, importo illecitamente sottratto dall'indagato alle casse della società calcistica sfruttando il suo doppio ruolo di amministratore e socio unico. Tali ingenti somme sono state quindi impiegate, indebitamente, per portare a compimento un articolato piano di ristrutturazione di una delle due società bolognesi volto a scongiurarne il fallimento, dal quale sarebbe potuto derivare lo spossessamento della società di calcio, vale a dire dell'unico, vero asset produttivo dell'intera catena di controllo sopra menzionata. Attraverso una vera e propria operazione di maquillage contabile, l'imprenditore ha cercato di celare l'origine delittuosa delle somme di cui si era appropriato indicandone in diversi documenti bancari e contabili la provenienza da una distribuzione di dividendi. Sebbene si trattasse, in realtà, di una disponibilità finanziaria accantonata in bilancio quale riserva di versamenti soci in conto futuro aumento di capitale, di per sé non distribuibile. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.